Ciao a tutti ragazzi, ben ritornati in questo nuovissimo video. Allora, in questo video vi farò vedere come si realizza un braccialetto in crin di cavallo. I materiali necessari sono delle forbici per togliere i crini, quelli corti, poi una ciocchetta di crini. Ah, sì, sto qua, però cioè, questo lo devo buttare perché non va bene. E niente, adesso cominciamo. La prima cosa da fare è selezionare i crini. Prendere la nostra bellissima ciocca. Ecco così. Sì, lo so, da un po' di tempo che non intreccio questi braccialetti, quindi ci vorrà un pochino di tempo. L'importante è che ne prendete in abbondanza, perché comunque dopo se la fate troppo sottile la treccia non va bene. Quindi cercate di prenderne più che potete, io ne prendo molti perché così in questo modo il braccialetto verrà più facile da intrecciare. Togliamo i crini che non servono, mettiamo da parte quelli superflui, quelli che non ci servono per il momento. Ok. E a questo punto andiamo a fare un nodo. Molto semplice, o da una parte o dall'altra, è la stessa cosa. L'importante è che lo fate. Aspettate che devo togliere un paio di crini corti. Ecco. Più o meno. Aspetta che ne tolgo. Ah, se ansimo così è perché ho un po' paura che. Comunque adesso andiamo a fare un nodo molto semplice. E facciamo passare. Vedete, deve venire così. E facciamo passare questo ciuffetto attraverso. Ci vediamo quando l'avrò annodato. Ok, l'ho annodato, vedete? Ho fatto un nodo molto semplice. Spero che questa volta mi vada bene perché quell'altro che ho fatto non è uscito. Adesso dividiamo la ciocca di crini che abbiamo preparato in tre parti. Possibilmente cercate di farli in parti uguali, però se non ci riuscite non fa niente. Ok, io l'ho più o meno divisa. Ma aspettate. E cominciamo a intrecciare. Mettete la prima ciocca di sinistra verso il centro, quindi la mettete qui, vedete? In questo modo. A questo punto prendete la ciocca destra e la portate al centro come la sinistra. Ecco poi prendete la ciocca sinistra e la portate al centro. Prendete la ciocca destra e la portate al centro, portate la ciocca sinistra al centro, prendete la ciocca destra e la portate al centro, aspettate che... E questo è un po' ribello, sti crini, perché sono più difficili da intrecciare. Vabbè, ci vediamo quando avrò fatto un bel pezzone, quindi dovete fare prendere la ciocca destra e portarla al centro, prendere la ciocca sinistra e portarla al centro e così via. Ci vediamo dopo. Ok, vedete che un po' l'ho intrecciato. Si mette a fuoco. Comunque un po', finalmente dopo 50 anni è uscito, sta uscendo. E spero che non sia piccolo come quello di prima, perché sennò veramente sclero e non lo faccio più. Scherzo.
lo faccio, ma non faccio il biglio, quello è il patto. Quindi dovete prendere ciocca di sinistra e portarla al centro, prendere la ciocca di destra e portarla al centro. Io vi consiglio vivamente di fare la treccia questa qui, che è la ciocca quella semplice, cioè la treccia semplice, perché comunque è più facile da fare invece rispetto a quell'altra, che è un casino, veramente, ragazzi, giuro. Io se dovessi fare quella, mi sarei sparata, ragazzi, cioè io veramente, giuro. Quindi vi consiglio di fare la treccia 3, che comunque è molto semplice da fare. Quindi dovete fare come state vedendo bene in questo video. Ci vediamo quando l'avrò intrecciato del tutto. Ok ragazzi, scusate per la lunga assenza, ma sono stata da mia nonna, quindi non ho potuto finirlo. Comunque, l'ho chiuso, quindi adesso è a posto. Non mi resta semplicemente che chiuderlo, metterci la chiusura, perché comunque ho tagliato tutti i crini che non andavano bene. Ed è molto bello, è venuto benissimo. Quindi adesso metto la chiusura, poi ci chiedo a mio padre, se no adesso non ce la faccio. E poi metterò una foto del braccialetto finale, quindi il risultato finale. Ci vediamo quando l'ho agganciato. A tra poco, ragazzi. Ok, ragazzi, sono ritornata. Eccolo qua. Cioè, no, io e mio padre non siamo riusciti molto a spingere molto la chiusura, però non fa niente. Per il momento sono felicissima di avere il braccialetto del mio cavallo, ma davvero contenta. Guardate che provo a spingerlo io. Sono contenta, veramente, tanto tanto tanto, di avere finalmente questo braccialetto. E spero che il video vi sia piaciuto, like e iscrivetevi. E mi raccomando, secondo me è un'ottima idea per ricordarsi del proprio cavallo dei sogni. Ah, sì, il cavallo di sottofondo, che bello. Va bene, ragazzi, detto questo, ci vediamo al prossimo video. Ciao!